13 gennaio 1898. Sul giornale L'Aurore viene pubblicato un articolo dello scrittore Émile Zola. Si tratta di una lettera aperta al presidente della Repubblica francese Félix Faure, dal titolo J'accuse. L'articolo è una difesa del capitano dello Stato Maggiore dell'Esercito Alfred Dreyfus, ingiustamente accusato e condannato per alto tradimento, e una denuncia dell'arbitrio giudiziario e della manipolazione dell'informazione. In quel giorno Émile Zola pubblica su un giornale francese un articolo a tutta pagina che impegnava l'intera prima pagina dal titolo J'accuse, io accuso. Era un atto d'accusa vero e proprio sotto forma di lettera al Presidente della Repubblica Francese in cui venivano denunciate tutte le irregolarità, le pressioni che avevano portato alla condanna di Richard Dreyfus, un capitano dell'esercito francese di origine ebraica che doveva rispondere dell'accusa di spionaggio. Non era vero, i responsabili di quel reato erano altri, ma quel processo, quella condanna di Dreyfus provocò un'ondata di antisemitismo in tutta la Francia che mise a rischio la sicurezza pubblica. Émile Zola fu condannato per quell'articolo molto duro, ma in qualche modo il titolo di quell'articolo, J'accuse, diventò lo slogan che fu utilizzato negli anni a venire tutte le volte che c'era da denunciare un processo oppure un atto della pubblica amministrazione che fosse irregolare, che fosse in qualche modo strumentale e che non fosse secondo i canoni della legge. Nuovo romanziere, Zola conosce d'improvviso un vasto successo con la pubblicazione di un libro, L'Assommoir, cui seguono romanzi che sollevano ogni volta polemiche e clamori. Ogni volume è un'indagine e una denuncia. Les Bonheurs des Dames, Nana e quindi Germinal, in cui rivive la tragica esistenza dei minatori. Zola, in caricatura su decine di giornali, ha raggiunto la fama. Ha acquistato una casa alla periferia di Parigi, a Medan, ove attorno al fondatore della scuola naturalistica si riuniscono Maupassant, Huysmans, Paul Alexis e Mick Séard. Zola è dunque nel pieno della celebrità quando nel 1894 scoppia l'affare Dreyfus. Un ufficiale ebreo viene degradato e condannato sotto l'accusa di aver rivelato segreti militari ai prussiani. Alfred Dreyfus è da 3 anni nell'isola del diavolo, quando il 13 gennaio 1898 L'Aurore esce con una lettera aperta al Presidente della Repubblica. È intitolata J'accuse, firmata Émile Zola. Lo scrittore, convinto dell'innocenza di Dreyfus, rischia fama, posizione e libertà per un caso di coscienza. Vuole comparire in tribunale al banco degli accusati, difendersi e provare l'innocenza di Dreyfus. È l'unica via procedurale per riaprire il caso dell'ufficiale innocente. Durante il lungo processo, gli ufficiali che compaiono al banco dei testimoni oppongono una tenace resistenza. Sdegno, omertà, silenzio, come sottolinea questa caricatura. Invano la moglie di Dreyfus e il leale tenente colonnello Picard testimoniano a favore di Zola. Lo scrittore viene condannato a 1 anno di carcere.